tutti al FAI e se siete già iscritti rinnovate l'iscrizione, ma se non siete iscritti approfittate, 10 euro di meno, 29 euro. Viva il FAI, viva lo Stato italiano. Un nodo per legare in modo saldo il FAI, Fondo Ambiente Italiano, ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, un nodo per ricordarci di salvare l'Italia. Presentata proprio presso il Ministero dei Beni Culturali, alla presenza del ministro Dario Franceschini, la campagna nazionale di raccolta fondi FAI 2015, ricordiamoci di salvare l'Italia. L'Italia è casa nostra, questo è il concetto, l'idea, il sentimento, più che uno slogan, che anima l'attività del Fondo Ambiente Italiano, impegnato quotidianamente da 40 anni nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Necessario tuttavia l'aiuto di tutti per poter continuare nella direzione che segue la strada della cura concreta delle cose. La tutela del patrimonio sarà sempre pericolante finché i cittadini non riconosceranno questo patrimonio. Quindi tutto il problema non è conoscere, ma riconoscere, cioè riconoscere con la mente e con il cuore. E questa è la ragione delle campagne del FAI. Se gli amici del patrimonio e del paesaggio saranno tutti gli italiani, non ci saranno minacce al patrimonio. Se invece sarà solo un'elite che si lamenta e con la gran parte dei cittadini che pensano ai centri commerciali, alla TV e ad altre cose, allora la tutela sarà sempre molto fragile. Per questo il FAI chiede un sostegno, l'iscrizione online alla Fondazione con una speciale quota di benvenuto fino al 31 ottobre scontata, come ha ricordato il suo presidente Andrea Carandini, 29 euro al posto di 39, una cifra che permette a ciascuno di partecipare in prima persona alla cura che il FAI dedica alla valorizzazione e conservazione del prezioso patrimonio ricevuto in donazione o in concessione. I cittadini amano, ma vogliamo che ne animino sempre di più. Ai luoghi del cuore abbiamo raggiunto quasi 1.700.000 voti, ma se ne avessimo 5 milioni di voti saremmo molto più forti, quindi non bisogna accontentarsi di questo nucleo molto importante di cittadini che ci segue, ma dobbiamo aumentarlo, perché allora i politici saranno costretti ad ascoltarci. Anche fino a c'è, location paura, e andiamo a casa mia. A sollecitare gli italiani ci pensa un amico del FAI, il campione mondiale di bike trial Vittorio Brumotti, anche in questa occasione istituzionale in sella alla sua due ruote. Ciao. Grazie al FAI il mio essere un po' sbarazzino, un bel po' sbarazzino, tatuato è diventato un po' un cult, devo ringraziare tante come se fossero 10 lauree messe insieme. Poi, nonostante tutti i miei titoli mondiali, i miei Guinness, la gente per strada mi ferma e mi dice: quel professorino, questa associazione, questo FAI, gente, muratori, gente che lavora in autostrada, il popolo, diciamo, il popolo si è appassionato a questa organizzazione, anche al mio paesino, dunque è una missione compiuta, possiamo dire, no Marco? Mea culpa ha espresso con tutta onestà il ministro Dario Franceschini per il ritardo della politica e dunque dell'impegno pubblico nell'unirsi al privato per perseguire lo stesso obiettivo. Veramente, insomma, penso che insomma, le cose che abbiamo fatto, che io voglio fare sempre di più insieme, siano anche un modo per colmare un colpevole ritardo da parte della politica, del pubblico, a differenza di altri paesi non ha saputo costruire una solida alleanza per raggiungere gli obiettivi comuni. E gli obiettivi sono davvero gli stessi. Sono gli stessi anche dal punto di vista strategico. Nelle parole del ministro anche la volontà e dunque l'impegno di migliorare la percezione del nostro patrimonio dai siti maggiori a quelli meno noti. L'obiettivo dell'Italia come museo diffuso, che non è soltanto un dovere di valorizzazione dei luoghi bellissimi che ci sono e che non sono raggiunti dal turismo internazionale, molto spesso nemmeno dal turismo interno. Non è soltanto un dovere la riscoperta e la valorizzazione di quei luoghi, ma è anche un'assoluta necessità, perché per governare al meglio la crescita enorme di turismo internazionale che c'è già in Italia e che ci sarà in modo sempre più crescente nei prossimi anni, abbiamo come assoluto dovere anche quello di moltiplicare l'offerta turistica, i luoghi, i poli di attrazione, se non vogliamo assistere al paradosso di avere alcuni luoghi che sono
che stanno già oggi fronteggiando il tema del sovraffollamento o di un turismo non adatto a un contenitore così fragile come sono le città d'arte, come un paese geloso del suo paesaggio, delle sue bellezze naturali, e avere anche a pochi metri di distanza, perché non è soltanto a pochi chilometri di distanza, a pochi metri di distanza dei luoghi stupendi che non vengono visitati dal turismo internazionale. Ho molti luoghi della cultura secondari, magari piccoli, che sono chiusi per, dello Stato, che sono chiusi da anni per mancanza di risorse, mancanza di personale, come in altri paesi e come avviene positivamente in alcune situazioni anche in Italia. Abbiamo deciso di fare un bando per associazioni no profit, associazioni che possono essere nazionali come il FAI, come Italia Nostra, ma anche associazioni locali di volontariato di giovani che possono candidarsi a gestire questi siti, e credo che sia importante per una città, per un paese, per un pezzo di territorio, anziché avere un sito dello Stato chiuso, avere un sito dello Stato aperto grazie al volontariato sociale. Italiani, infine, prendete nota, il 18 ottobre torna la FAI Marathon, una giornata dedicata alla scoperta di un'Italia diversa. 3.500 volontari, 130 città da scoprire e riscoprire, 500 luoghi. Una grande passeggiata culturale fatta di itinerari tematici e visite guidate a contributo libero. Significativo il fatto che la maratona culturale sia stata affidata ai volontari dei gruppi FAI Giovani, grazie anche alla partnership con il Gioco del Lotto, legato all'arte e alla cultura da oltre 500 anni. Il nostro impegno dura da 500 anni addirittura. La nostra azienda, la Lottomatica, gestisce per conto dei monopoli di Stato il Gioco del Lotto, che, come ho detto prima, è un gioco che fin dalle sue origini sostiene il patrimonio artistico italiano. Quindi ho portato l'esempio della Fontana di Trevi, ma posso portare l'esempio addirittura del Palazzo di Montecitorio, del Passetto di Borgo, di tante cose che furono costruite con i fondi del Lotto. E poi, grazie a una legge dello Stato, la 662 del 96, voluta da Veltroni, quando era il ministro dei beni culturali, il gioco del Lotto, grazie ai proventi del Lotto, quindi non solo del Lotto, sono stati restaurati più di 600 siti, monumenti importantissimi del nostro patrimonio artistico. Faccio alcuni esempi, tanto per far capire l'entità. Andiamo dalla Venaria Reale, che è stato il più grande cantiere d'Europa, e poi a scendere, non so, a Roma il Palazzo Barberini, il Pantheon, il Petruzzelli di Bari, gli Uffizi di Firenze. Abbiamo restaurato completamente il ciclo di Giotto della Cappella degli Scrovegni di Padova, quindi i più importanti siti monumentali e artistici del nostro patrimonio sono stati restaurati anche grazie ai fondi del Lotto.